Salve, salve, forse si vedono dei miei dati? No. Allora, sono qua i miei dati. Può essere, sono qua. Boh, non so. Allora, per questa inquadratura un pochettino improvvisata che per via del cavo troppo corto non riesco a migliorare in nessun modo. Per via del cavo troppo corto e del fatto del mio tetto sopra la mia testa basso. Non posso fare niente, cioè forse se, non so se è meglio così, forse un pochettino più alto. Vi accontentate di questa inquadratura un po' particolare, visto che sto streamando e registrando insieme per provare a fare questo unboxing della Collector Edition di Avengers, Marvel Avengers, prodotto da Square Enix. Quindi l'ultimo giochino uscito così a caso. Quindi senza urtare il microfono, che mi spacco il microfono, spacco i timpani a voi, cercherò di aprire il tutto in una maniera molto delicata. Per una volta un pacchetto fatto bene, che i corrieri non possono sbrindellare e distruggere a loro piacimento, visto che, aneddoto, ho comprato una settimana e mezza fa una collector di Gran Turismo Sport, che ho trovato nuova sul sito di GameStop a 60€, quindi molto meno rispetto al prezzo di lancio del 2017. Sto cercando di far cadere la scatola. Ok, perfetto. Dicevo, ho acquistato questa collector nuova. E semplicemente sento il campanello, quando devo essere consegnata sento il campanello che suona. Ha detto: Stonks, è arrivato il corriere. Sì, peccato che il corriere ha non aspettato che io uscissi fuori, tipo ho rushato, non ero lontano dalla porta, e il corriere me l'ha lanciata dall'altra parte della staccionata, cioè del cancello. Comunque ha fatto un volo di 2 metri e si è andato a schiantare per terra e un pochettino si è danneggiata, senza contare il fatto che è stata danneggiata anche comunque nel trasporto. Cioè comunque era abbastanza ammaccata, doveva essere nuova, infatti era ancora incelofanata, soprattutto che poi era un po' ammaccata la scatola. Comunque volevo mettere questo adesivino qua perché è carino, con scritto, ok, storto perché se no non sono io. Ho scritto semplicemente che essendo l'edizione PS4 c'è Spider-Man in più, essendo che Spider-Man è un'esclusiva Sony, quindi rispetto alla copia per PC o per Xbox non c'è Spider-Man qua, sì. Quindi allora, quanti cellophane vari? Questa tastiera riesco a farla fuori? Sì, qua, okay. Ingombo un pochettino. Tra l'altro forse sentirete anche della musica, non è vero? Ok, sentirete la musica. Perfetto. E una botta sul microfono, che ho tirato un pugno al microfono. Ma questa è un'altra storia. Allora, io non mi sono spoilerato tutto quello che è in questa collector, non mi sono spoilerato una parte, perché ahimè un minimo si spoiler in giro. Allora, ok, qua è vuoto. Avengers. Ok, no, se non mi muori però mi fa un piacere. Signora scatola. Ok, allora abbiamo la steelbook. Io l'ho presa, come avete visto, edizione PS4, perché per quanto mi sarebbe piaciuto giocare su PC, ho detto per quello che mi cambia, cioè il collector costa uguale. Se lo prendo per PS4 c'è Spider-Man, ho detto vediamo un po' sto contenuto aggiuntivo di Spider-Man. Tanto se non erro, non mi ricordo, ma se non erro dovrebbe esserci la differenza tra, cioè
come giochi come Cyberpunk o altri dovrebbe uscire, dovrebbe avere l'aggiornamento gratuito PS5, quindi è anche quella cosa che mi ha fatto scegliere di prendere un'edizione console. Tanto ho detto, se c'hanno l'aggiornamento gratuito, mal che vada, se non riesco a giocarmela con calma su PS4, aspetto l'aggiornamento per PS5 e non gioco su PS5. Tanto io non so perché, ma sto iniziando ad avere sempre più problemi ad aprire queste pellicoline qua. Sarà per via del fatto che mi mangio le unghie e non ho unghie. Ok, allora, qua è in rilievo. Mi piace che è un pochettino in rilievo. Non so se riesco farvi capire che c'è un po' di rilievino sopra. Signora fotocamera, ok, c'è poi un rilievo, forse da qua si vede un po', si intravede un pochettino che c'è la conca qua con dentro. Non ce l'ho, no, ok, ecco perché. Con dentro il gioco, un codice, un altro codice, poi pubblicità di Final Fantasy e le cose, titoli, cose informative. Al suo interno c'è Marvel Unlimited, sblocca, hai un mese di fumetti gratuiti. Un mese di fumetti gratis su un'app di Marvel, ma probabilmente in inglese, visto che il bigliettino è scritto in inglese. Quindi mettiamo da parte la custodia, vediamo cosa c'è qua. Molto interessante. Se apro qua c'è. Ok, questo qua me l'ero spoilerato. E il blueprint di Iron Man, e il blueprint, per chi non lo sapesse, il progetto che si vede, magari si intravede anche magari in qualche film, è praticamente uno schema blu con tutti gli schemi tecnici di un progetto in costruzione, no? In questo caso qua della tuta di Iron Man. Non mi sono spoilerato che generazione della tuta di Iron Man, sembrerebbe la Mark 2, ok? Quindi diciamo, non ci sta neanche l'inquadratura. Ok, diciamo una tuta non recentissima, visto che lui è tipo arrivato alla Mark 500, roba del genere. Tra fumetti, fumetti me li sono persi un po', però dico, parlando tipo del film, era tipo la Mark 45 in Iron Man 3, però io non hanno più parlato di che Mark fosse. Quelle di tipo Endgame, Infinity War. Poi abbiamo senza spaccare tutto, grazie. Così complicato aprire questi pacchettini qua senza spaccare tutto come. Ok, forse ce l'ho fatta. Ok. Qua c'è semplicemente questa foto cartolina con gli Avengers e Miss Marvel. Che mi sa che non si sapeva ancora che fosse Miss Marvel. Non lo so, non mi sono spoilerato niente della storia, quindi so solo che c'è, ma non so cosa. Oh, uno scompartimento segreto, attenzione. Con il logo di Miss Marvel proprio, no. Questo cosa mi rappresenta? Il logo di Thor? No, il Thor c'è, cioè un martello, un attimo, perché qua cambiano i loghi ogni volta. Sì, dovrebbe essere proprio il logo di Miss Marvel. Contiene. Ah, una spilla con scritto Avengers. Non male. E un pezzo di carta che forse copriva il retro della spilla. Poi. Oh, ma questi scotch ovunque. Ok. Spaccare niente. Allora, qua come è strutturato tutto qua? Allora, ok, abbiamo visto Iron, abbiamo visto Miss Marvel. Qua c'è Thor. C'è Thor che ci dà un portachiavi. Tutto
Sto in metallo, raga. Sto in... è tutto in metallo, bello pesante, abbastanza grosso. Quindi non penso che lo userò come portachiavi, magari lo penderò da qualche parte, lo metterò comunque a fianco della collector perché voglio esporlo. Molto molto bello, molto molto bello. Merita, vale la pena. Quindi ogni scompartimento qua è un Avengers. Qua abbiamo Capitan America, quindi ci manca all'appello Hulk e Vedova Nera alla fine tra tutti. Sì. Ah, qua infatti c'è Hulk. Ah, qua abbiamo un Bubblehead di Hulk. Bubblehead perché per chi non lo sapesse, la testa che ballonzola, niente di che. Sinceramente penso che questo stoni un pochettino con la collector, cioè almeno da un certo punto di vista. Qua abbiamo Vedova Nera. Diciamo che Hulk è il pezzo che mi piace meno della collector. Qua abbiamo una cosa un po' particolare. Questa è una, penso, vedere così, penso che sia la fibbia di però in una cintura con il logo di Vedova Nera. Tutto in metallo dipinto d'oro e rosso, che non penso proprio che sia qualcosa che qualsiasi. Dal peso potrebbe essere acciaio, non mi sembra alluminio. Abbastanza duro, questo qua in testa fa male, quindi evitiamo di lanciarlo. Magari mi cade ancora sul piede. Poi qua c'è vuoto. Questo è uno scamity scam. Quindi l'ultimo pezzo, che è anche diciamo il pezzo forte, è quello di Capitan America, ovvero ok, abbiamo un Capitan America in action figure con lo scudo. No. Ok. Con lo scudo, il piedistallo. Steve Rogers Capitan America, tutto scritto in inglese. In mano tiene l'elmo. Molto 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 bello, devo dire, veramente bello. È una collector molto carina. Tra l'altro ho comprato il giorno di uscita, non l'ho preordinata prima perché non lo so, l'ho trovata comunque, ho aspettato un attimo a vedere come andavo perché non sono riuscito a ordinarla subito. Ho detto mal che vada, non la ordino o la compro poi dopo. Invece era ancora disponibile, cosa che mi ha fatto molto 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 strano, perché di solito queste collector qua tendono a svanire molto velocemente. Invece è rimasto, cioè sono rimasto abbastanza disponibile, anzi per tutte le piattaforme è rimasta disponibile. Questa cosa che mi ha fatto un po' tanto strano, sinceramente non me lo aspettavo. E quindi non ho ancora capito, visto che ho cercato di farmi uno spoiler perché è un gioco che volevo giocarmi da me, non ho capito se è per la via della collector che non è piaciuta o per via del gioco che non è piaciuto. Però non penso, l'unica cosa che mi avevo fatto era giocarmi la demo due volte di Avengers e devo dire che mi è piaciuta molto la demo barra beta barra quello che volete. L'ho giocata al Games Week e successivamente al Lucca Comics lo stesso anno, quindi parliamo del 2019, tra l'altro è l'anno delle tre in cui è stato annunciato, se non erro. Non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che sia che l'anno in cui è stato annunciato fosse le tre 2019. Ah, non avevo visto che dietro la cartolina c'è una scritta. Penso di non essermi più perso niente.
C'è un po' di robettina varia che devo rimettere in confezione così. Chiudo questo. Cerco di rimettere a posto la collector in un modo semidecente. Cercherò poi di esporre tutto per bene. Sto finendo lo spazio materiale per mettere delle collector in casa mia. Ok, questi vanno a incastrarsi qua. Perfetto. Devo dire però che non è male. Già che c'ero, sono riuscito a preordinare anche la collector di Detroit Become Human, di Cyberpunk 2077 e un action figure di The Last of Us. Ma se non avessi già abbastanza gadget di The Last of Us, questo è un mio problema psicologico. Ok, quindi la scatola è chiusa magicamente senza lasciare troppo armamento in giro. Ora posso anche far vedere il retro, che adesso non è più un problema per gli spoiler. Quindi, come potete vedere, c'è il blueprint di Iron Man che abbiamo qua. Abbiamo il martello di Thor che è qua. La fibbia di Vedova Nera che è qua. La spilletta di Avengers con il logo degli Avengers con scritto Avengers onorario. La foto. Il bubble head di Hulk. E per concludere l'action figure, che tra l'altro è leggerissima, di Capitan America. Devo dire che questa è una collector abbastanza piena, abbastanza valida. Tra tutto quello che forse mi piace di meno è il bubble head di Hulk. Ho apprezzato tanto il martello di Thor come portachiavi e l'action figure. Vabbè, io vado pazzo per l'action figure, ci riempirei casa, ci riempirei uno stato di action figure. Però questa è un'altra storia. Ora io vi lascio 5 minuti di pausa, torno dopo, ci proponiamo e giochiamo qualcosa.